I Lopokefanatici, bentornati in questa nuova parte di Pokémon Bianco in cui proseguiremo il dopo Lega. Siamo a Sciroccopoli, pronti per andare verso la parte destra di qua, dove ci aspetta un nuovo percorso che non abbiamo ancora fatto. Infatti sulla mappa ce lo segna ancora grigio. Questo percorso è il cosiddetto percorso 16, che è tra l'altro anche quello che ci aveva detto di visitare Comor, se non sbaglio, nella scorsa parte. Quindi sì, diamoci subito dentro con gli agenti che, a differenza dei giochi di seconda generazione, non ci affrontano solo di notte. Sono molto più minacciosi, cioè guardate che mascelle che ha. E si chiamano Orazio, a quanto pare. Non usano i classici Growlithe, ma usano Herdier. Ok, va benissimo. Non mi lamento. Prepotenza di Herdier, che rompe abbastanza le scatole. Livello 24, oddio che schifo. Andiamo con Etelelama, che devo farci? Queste cose si potevano esplorare prima, però ho deciso di farle adesso. Ok. Oh, aspetta, ricerca strumenti, ora che non abbiamo la cosa di mettere il repellente. Oh, forse sì però, perché lì ho visto già dell'erba, quindi ok, affrontiamo questa tipa in bicicletta. Aha, bene. Salve. Dorina ci manda Ducklet. Sarà una sfida tra pennuti. Andiamo con Lacerazione, l'unica mossa che non è dello stesso tipo di Ducklet, quindi boom! E facciamo ovviamente One Hit KO, ma giustamente siamo il doppio dei suoi livelli. Quindi, l'Hyper del prossimo Pokémon. Non salirò mai di livello con Pokémon del genere, ma ok. Andiamo con Etelelama. Ciao Lipard. Heila. Sapete cosa posso fare per riuscire a racimolare un po' più di esperienza? Dovrei dare il Fortunuovo. Adesso dopo questa lotta lo do. Drillbur. Così riusciamo a fare giusto quei pochi punti esperienza in più, ma che comunque sono utili. Lacerazione. Ok, sconfitto Drillbur. Easy. 160, oddio. Poca esperienza. Ok, Fortunuovo sia, borsa. Fortunuovo, eccolo qui. Dai. E lo diamo a Feather per adesso, poi lo faccio girare un po'. Gli togliamo il becco affilato per adesso. Aspettate, che attivo un repellente, magari non quello max. Il super repellente andrà benissimo. Rimettiamo in ricerca strumenti. Cosa abbiamo qui? Taglio, lì ci sarà sicuramente uno strumento. Lì c'è un'entrata. Bosco smarrimento. Con un grande fungo. E ci segna anche uno strumento. Dove? Dove di preciso? Boh, ce lo segna. Dove? Non sei utile. E dove? Sarà su quell'altopiano, può darsi. Ok. E lui se ne va. Anzi no, si mette lì. A me piace molto girare il mondo e parlare con le persone. Invece in questa casa vive una donna che tiene molto alla vita tranquilla. E se io vi dicessi che qui dentro non c'è una donna? O almeno non c'è una donna qualsiasi. Teneum. Colpi di scena. Ok, possiamo andarcene via dal bosco smarrimento. No, è finito tutto. Oddio. Aspetta. Forse ce la facciamo. Oddio, non ci credo, ce l'abbiamo fatta. Però c'è ancora dell'erba. Dai che forse ce la facciamo uscire senza... No, qui non ce la faremo mai. Oddio. Non so con quale fortuna, ma ce l'abbiamo fatta. Parte la sfida di Peter Giramondo, ci manda Scraggy. Vai con Feather.
andiamo con Etere Lama. Non è che ci sto guadagnando moltissimo in esperienza, eh? Vai con forza! Ho fatto bene a non far già apprendere di nuovo acrobazia dopo la scorsa parte. Dai, dai. Oddio, qua abbiamo bisogno del repellente per forza. Già lo so che mi romperanno le scatole. La fortuna accade, ma non troppe volte, quindi... Repellente max. Dai, così almeno ci evitiamo inutili rotture di scatole. Vai con il ricerca strumenti. Boom! Salve! Tra l'altro lo sprite ha la codina dei capelli tagliata. Vabbè che anche così è abbastanza squadrata, però ok. Ci manda Swedlun, Susanna Giramondo. Pokémon sempre molto bassi di livello, neanche un livello 25. Vai con Etere Lama, sempre. Protezione, ok, grazie. Tanto muori comunque, quindi non vedo il perché dovresti usare protezione. Ok, andata. Qui c'è uno strumento che è una MT-66 rivincita. E qui troviamo uno strumento abbastanza nascosto che è Carbonella. Che io avevo già, tra l'altro, se non sbaglio. Mi sa che ce l'avevo. Boh. Che strumento avevo dato a... Sì, Carbonella ce l'avevo. Ce l'ha Lumiere. Boh, vabbè, pazienza. Vai con la sfida! Tra l'altro taglio di capelli a vedere dallo sprite e non da qui, ma da fuori. Sembrava quello dell'allenatore di Pokémon Bianco 2 e Nero 2. Abbastanza, sì. Si saranno forse ispirati? Andiamo con Etere Lama? Zoom! Troppo facile però così. Cioè, è al 52 dalla parte scorsa. Whirlipede. Anzi, Whirlipede. Scusatemi. In Poképark 2 fa tipo Relipede, Relipede. Quindi immagino che si pronunci Relipede. Mi ha avvelenato veramente? Cioè dai, ma con quale sfiga devo essere avvelenato? Su. Protezione, Double Protect. Double Protect. Guarda, mi sta anche stollando, capito? Mi ha avvelenato e si protegge. Guarda come mi fa lo stalling. Ok. Vai. Pokémon. Borsa. Antidoto. Antidoto? Antidoto? Eccolo. Bene. Si prosegue! Attenzione che ci siamo quasi, eh. Per il Ponte Meraviglie, una meraviglia di ponte. Wow! Nome e descrizione messi proprio alla bella e buona. Queste persone non ci dicono nulla di interessante, neanche tu, Mastro Lindo. No, Mastro Lindo non ci dice niente. Cestino è vuoto, figuriamoci. Neanche nelle hardcore di Pokémon X e Y. Così tanti cestini vuoti. E siamo sul Ponte delle Meraviglie. Una meraviglia di ponte. Ok. Cioè, mi è rimasta in testa la roba. Rendiamoci conto. Ciao. Ehi, ragazzino, ho un affare da proporti, ma solo a te. Ho un Magikarp segreto a soli 500. Ma lo metti nel box. Non c'è posto. A posto. Ogni volta sto rinunciando a qualcosa. Nella scorsa parte ho... Come l'ho presa sta piuma? Boh, era per terra. Ok. Nella scorsa parte ho rinunciato all'uovo. Qui ho rinunciato a Magikarp. Trioscuro! Ah, sei tu! Gacis è sparito. Dopo che l'abbiamo salvato dal castello, se n'è andato da solo chissà dove. Da quando Gacis si è salvato la vita, gli abbiamo giurato fedeltà assoluta. E niente può farci cambiare idea, neanche il suo divieto di andarlo a cercare. Ci ha ordinato di darti questa. E otteniamo Adamasfera! La sfera di... Palkia o di Dialga? Adamasfera, Splendisfera. Adamasfera, Dialga. E questa? Splendisfera, a posto. E anche questa? Grigiosfera. Bene.
Non sappiamo né dove le abbia trovate né che cosa pensasse di farne, tantomeno perché ci abbia detto di darle a te. Chissà, forse vuole metterti alla prova o semplicemente servirsi di te. Noi del Trio Oscuro ora e per sempre siamo fedeli, anzi saremo fedeli servitori di Gacis. Nessuno ostacolerà le sue ambizioni. Questa è l'ultima volta che ci vediamo. Addio. Wow. Aspettate, fatemi controllare una cosa. Se non sbaglio dovrebbero essere strumenti messi... No, ok, no. Allora, Adamasfera di Alga, Splendisfera Palchia, Grigiosfera Giratina. Wow, che bello. Sinno confirmed proprio, eh. Ricerca strumenti e si prosegue. Effetto da pellente finito. Cammina. Corri. Quanto è lungo sto ponte? Corri. Salve. Ah, panorama meraviglioso. Ok, corri. Siamo arrivati. E là? Sono rimasta senza fiato, bla bla bla. Ok, fai una pausa, vecchietta. Cestino, vuoto. Ah. Una sfida in rotazione, ma certo! Sandrina, fantallenatrice. Ci manda Kling Klang, Behem e Alomomola, ok. E noi che abbiamo? Feather, Ronin e Todd. Avrei optato per qualcos'altro, però ok. Allora, vediamo cosa si può fare. Io direi di fare aeroassalto su Behem. Non è fatto su Feather, però. Andiamo con volo. Cambia, ci mettono Kling Klang davanti. Scarica, aia, addio Feather. Forse, che livello è? 65? Ma io adesso me ne sono reso conto. Ragazzi, sono Pokémon al 65? Cosa? Oddio, me ne sono reso conto adesso. Va bene, ok. Calmi, calmi. Se ci mette all'Omomola siamo fregatissimi, quindi vado con palla ombra. Ah no, non ha switchato, bene. Ok, Behem è andato. Oddio, ma sono al 65! Vai con palla ombra di nuovo. Ah, dovevo usare Pirolancio. Localizza. Prende la mira su di me. Vai con palla ombra. Che fa? Switcha? Uso Pirolancio? Uso Fuoco Fatuo. È rimasto così, bene. Fuoco Fatuo. Ora io provo ad usare Sciagura, male che va, faccio comunque un po' di danno. E rimane con Kling Klang. Ok, andiamo con Sciagura. Ah, gli faccio pochissimo, bruciato. A questo punto è inutile andare con Pirolancio. La consciagura di nuovo, sperando che basti. Ok, perfetto, è rimasto solo all'Omomola. Oddio, ragazzi. Cioè, l'ho notato dopo che erano al 65. Andiamo con... ovviamente, palla ombra. E lui è più veloce, ci usa Bodyguard. Shadow Ball. Oddio, quanta energia ha. Andiamo con un'altra palla ombra, aspettando che ci faccia una mossa di tipo acqua e che ci butti giù Lumiere, in pratica. Oddio, dai che ce l'abbiamo quasi fatta e ovviamente arriva Idropompa, che non fallisce, attenzione. E addio Lumiere, ok. Chi mettiamo? Mettiamo Stripe. Uno sprizzalampo e via, se non è più veloce di noi. No, siamo più veloci noi. Boom! È andata. Con un po' di difficoltà, ma è andata. Oddio, ragazzi, che cos'è stata sta lotta? Salve, vuole fare una lotta in rotazione anche lei?
E da questa parte abbiamo percorso 15 per il Ponte Meraviglia. Ok, questa qui è l'altra parte in cui si può andare. Qui abbiamo una bella nebbiolina. Perché ci segnano strumento? Ma dove? Forse sopra? No, non sembrerebbe essere qui. No, no. Curiamo la squadra, va? Dove sono? Dove sono i revitalizzanti? 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 Da uno a te. Uno a te. E basta. Poi diamo i perpozioni un po' a destra e a sinistra. Prego. Prego. E vediamo un po' cosa c'è in questo camper. Salve. Oh, ciao, senti, non è che per caso hai già catturato Ditton? Per Rotom, però non ce l'ho. Mannaggia. Salve, allenatore. Elio Pokefan con una maglietta che ricordiamoci io voglio assolutamente. E qui si incontrano i primi Pokémon non di questa generazione, ovvero Gulpin, che è ufficialmente il primo Pokémon non di quinta gen che incontriamo, ma di terza, se non sbaglio. Aspetta, che livello è sto Gulpin? Perché ho paura adesso a vedere che livello sono. 62. Ok, abbiamo trovato il posto in cui allenarci, direi. Voliamo in alto, sempre più in alto. E con volo. Boom! Ah, per poco. Ci sono di nuovo sporco lancio. Oddio, no, mi ha avvelenato, dai, avevo resistito con 5 PS. Perché? La vita è così ingiusta. Chi mandiamo? Mandiamo Stripe? E usiamo un pestone random. Ecco, iperpozione. Ma quanto ti odio! Passare dai Pokémon a livello 24 a quelli a livello 60 non è proprio bellissimo, eh. Andiamo con Sprizzalampo. Ok, sconfitto. Livello 51 per Stripe. Prossima scelta, Drifloon. Si può fare, si può fare. Andiamo con un altro Sprizzalampo. Dovrebbe fare One Hit che io tranquillamente, spero. Ok, perfetto. Un po' di soddisfazione almeno. Perdiamo un botto di energia però. Prossima scelta Sfial, e anche qui è super efficace Sprizzalampo. Arriveremo a vita rossa in pratica. Ok, sconfitto anche Sfial. Ah, stiamo morendo. Ne ha un altro, Swablu. Borsa. Andiamo con una ricarica totale. Mannaggia, non potevi avere tre Pokémon. Ci usa Drago Pulsar. Questa è dura perché ha molta... ha la difesa speciale veramente bassa. Però usiamo Sprizzalampo. E boom! Vedi di morire anche tu. Abbiamo finito? Oh, finalmente. Ok, ok, ho un attimino visto un po' il perimetro della zona. Il perimetro della zona. Allora, qui a parte che c'è una nebbia pazzesca, però usiamo un repellente. Assolutamente sì. Repellente max, eccolo qui. Hey!
tanti Pokémon a livello 60 oggi. Sabrina Pokémon Ranger ci manda Altaria. Che carino. Livello 65, cioè iniziamo ad andare sul forte. Andiamo con... Oddio, perché ho Ronin davanti? Vabbè, pazienza. Andiamo con... A parte che dovrei sostituire Surf con Cascata, però pensavo di farlo quando devo andare alla Lega. Di sicuro non mi ricordavo di trovare Pokémon così forti. Cotton Scudo. Usiamo Velen Puntura. Gli facciamo tipo niente. Niente. Andiamo con Assorbipugno. Ci usa Dragodanza. Oddio, adesso so che ci sweeperà tutto il team. Ne sono sicurissimo. Oddio. Cotton Scudo. Aumenta la difesa a palla. Devo assolutamente... attenzione il mirino! Si fa... l'ho avvelenata. Ok, grande, grande Ronin, grandissimo. Drago Pulsar, addio Ronin, dopo tutti quei Dragodanza. Aspetta che però Dragodanza aumentava l'attacco, un attacco speciale. Vabbè, brutto colpo ci ha fatto. Dai che sta morendo, dai che sta morendo. Vai Stripe. Andiamo con Pestone, a random, Drago Pulsar, ecco. Quello che temevo. Damn, son! È morta. Oddio, grazie a Ronin che l'ha avvelenata. Mettiamo in campo Lumiere. Oddio, ma non aveva solo Altaria? Abomasnow. Oh, ho fatto una buona scelta. Non avevo visto che metteva Bomasnow. Ok, Pirolancio 4 per Radicamento. Ok, speriamo di fare One Hit KO. Dai, su via. Dai. Ok, era 4 per, un po' difficile non farlo fuori. Livello 53. Sconfitta Sabrina Pokémon Ranger. Ah, grazie. Cos'è una bacca cedro? Grazie mille. Ok, thank you. Andiamo di qua. Di qua. Oh, attenzione, aspetta, 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 aspetta. Oddio. Volevo prima vedere cosa c'era qui sopra. Ah, ci sarà sicuramente uno strumento. Ricerca strumenti, e infatti. Qui. Revitalizzante Max, ora ne abbiamo 8. Me li conservo tutti quanti per la Lega Pokémon, per la risfida. Perché sicuramente sarò svantaggiato alla Lega. Ne sono sicuro. Borsa, borsa, borsa. Curiamo tutti i Pokémon che ci vanno KO. Perché i livelli 65 non me li aspettavo. Sono rimasto fregato. Vai, cura, 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 cura. Anche a te. E anche a te. Bene. Hey. Ora ci manda i livelli 90. A 3 Pokémon. Susie Combat Girl ci manda Meditite. Che è tranquillamente un livello 64. Andiamo con Volo. Ci usa Acupressione. Zion. Mi piace molto l'animazione di Acupressione. È figa. Aumenta la velocità. Noi andiamo in alto. Dai, facciamo un buon danno. Su via, Feeder. Su via. Ancora Acupressione. Attacco di Meditite. Boom! Dai così! Prossima scelta, Hitmontop. Se siamo più veloci riusciremo a sweepare anche tipo tutti, sia Pokémon di tipo lotta. E noi attacchiamo con Volo per primi, però ci usa Individual, maledetto. Credo che però possiamo aggirarlo, Individual. Sì, possiamo aggirarlo. A posto. Mi dispiace, amico, ma ti è andata male. No! Non abbiamo fatto il danno sperato. Ci usa Zuffa. Aia.
2 PS. Attenzione, attenzione, fiter eroe. E là. Così, così si fa. Prossima scelta, Medicham. Lasciamo lui. Non saremo più veloci, credo. Infatti, contropiede. Sei un maledetto, sai. Ok, possiamo fare la stessa cosa con Lumiere e Palla Ombra, quindi mi dispiace, Medicham. Vai con Palla Ombra, su. Usa anche lui Acupressione. Vai, vai, Palla Ombra. Boom! Palla Ombra di nuovo, dai, ripresa no! Dai! Ora, non usare mosse di quel tipo, che ti devo fare fuori. Acupressione, ok. Bene, continua a fare acupressione, allora. Palla Ombra! Fallo fuori! Dai, così. Sconfitta anche Susie. Devo usare Surf per andare di là? No, cos'è? Ah, è una cosa di... Cioè, con la nebbia sembrava acqua, ve lo giuro. Aspetta, che qua ci devo ragionare. Così. Easy. Oddio. In cosa sarò mai incappato? In un Tro e un Firo? Ah, è vero che adesso qui il repellente max non serve a un cavolo, perché sono comunque di livello più alto. Sì, ma qui sopra che ci sta? Ah, ecco, uno strumento, non si vedeva. Veleno Shock! Salve. Ma dai, ma ci fai discorsi filosofici? Vasco, wow, ci manda in campo Marowak. Che abbiamo davanti Ronin, perfetto, perfetto. Io non credo che con Surf lo butto giù, però voglio provare a Assorbipugno. Damn! Oh. Aspetta, ok, no, niente, ho fatto male i calcoli, ok. Niente, non avete visto assolutamente niente. Vai, usiamo Surf, per quanto non mi piaccia usarlo su di lui. Ecco perché. Devo mettergli cascata al più presto, il problema è che sto esplorando, quindi Surf mi serve. Poi mi ritrovo fregato, poi. Poi. Dai. E giù Marowak. Livello 53! Però servono questi Pokémon così pompati. Mi fanno fare un sacco di livelli. Idropompa no, comunque. Che poi il Fortunuovo ce l'ha sempre... sempre Rufflet. Executor! Cambiamo Pokémon. Mettiamo Catfight. Che non ha più acrobazia, purtroppo, però ha retromarcia. Però a retromarcia, che dovrebbe essere 4 per erba psico, quindi 4 per. Vai con questa retromarcia. Boom! Ah, potevi fargli tutta la vita. Mettiamo Stripe. Psycho Shock. Aia, vai con nitrocarica. Sperando che basti, eh. Ok, sì. Brutto colpo. Ah, ecco, forse per questo.
Sconfitto anche Vasco. Wow, impegnativi ma ti danno un sacco di esperienza. Almeno questo devo ammetterlo. Bacca cedro, grazie. Ah, sì, la solita frasettina, grazie. Spingi, spingi, spingi. No, sbagliato! Ho sbagliato. Mannaggia. Fatto del repellente finito, c'è rimasto lui. C'è rimasto lui. E anche questa casetta. Aspetta, questa casetta cos'è? Centro poche trasporto. Cosa ti trasporta? Vieni a scoprirlo dopo. Salve. Ma parla in giapponese? Perché parla in giapponese? Ok, Kaio avventuriero. Ci manda Hippodon, che tra l'altro è uscito dalla Pokéball con tutta la sabbia. Wow, realistico direi. Oddio, invece Ronin che praticamente ha pochissima vita. C'è la sabbia fiume. Ma si può, ma si può. Andiamo con Surf, sperando di farlo fuori. Anche se non è congeniale. Dai, dai, dai. No. Con cascata avrei fatto le peggio cose proprio. Vai, Todd, dove sei? Prego. Giga assorbimento. Sdoppiatore, ovviamente attacca prima lui. Tipo aglia. Sì, giga assorbimento, prego, muori. Boom, 52. Tempesta di sabbia infligge danni. Prossima scelta, Onix. Onix, that was unexpected. Ok, no, faceva schifo. Giga assorbimento. Codacciaio, non ci mandare giù. Ti prego, non ci mandare giù, che devo recuperarmi tutta la vita. Dai, brutto colpo ci ha fatto, tra l'altro. Dai, fagli un bel attacco, dai, lo puoi mandare giù. In un colpo, in un colpo. Oh, guarda come mi refullo. Beh, non proprio refullo, però sono tornato a vita verde, yay. Ci sono ancora Pokémon? Basta, Gligar. Gligar. Adesso c'è un problema, però. Come lo mando giù, Gligar? Vado con Lumiere. Ah, che poi è Gligar, giusto? Non è... Ok, è Gligar e non Gliscor. Già è una cosa in più. Fuoco fatuo. Ah, ci usa Forbice X. Ok. Fuoco fatuo, evita l'attacco. Bene. Fuoco fatuo, dicevo... Ok, grazie. Ora già Forbice X non ci faceva un cavolo, ora non ci farà ancora più un cavolo. Sciagura. Ci usa retromarcia, torna indietro, eh? Maledetto. Mi ha predictato la sciagura. Aspetta, ma non aveva altri Pokémon? Allora ha usato retromarcia. Ah, ok, perfetto. Meglio così. Non so perché, ma parla in giapponese sto tipo. Sì, parla in giapponese. Boh. Entriamo. Ehi! Hey. Buongiorno, sei qui in visita, eh? Non è così? E allora cosa ci fai qui? Stai facendo un viaggio per allenare i Pokémon? Però... Oh, e questa è la tua scheda allenatore? Aspetta un attimo, hai già tutte le medaglie! Fantastico, tu per caso non è che... Professor Park! Presto, presto! Che succede? Ah, meno male. Professore, posso disturbarla un attimo? Questo allenatore ha tutte le medaglie. Sarà sicuramente in grado di farlo funzionare. L'ho detto e ripetuto milioni di volte. Questa invenzione è straordinaria, ma senza un allenatore professionista... State per caso parlando di me? Tutte le medaglie? Fantastico, formidabile! Evviva! Che giorno straordinario, grandioso, non ci posso credere! Io il professor Andrew Park, e tu sei... vediamo... Glarz! Glarz, vuoi partecipare a un grande esperimento che rivoluzionerà il mondo? Questo dispositivo è il Poké Trasporto, mette in collegamento molecole di tipo DS, richiamando particelle di energia. Se le frequenze di Pokémon lontani corrispondono, l'alfa, radioattivo, con i Pokémon. Insomma, favoloso!
Non ci ho capito niente. In pratica questo dispositivo permette di prelevare Pokémon da altre regioni, però non puoi trasferire gli strumenti che i Pokémon hanno con sé, quindi la cosa più sicura è prelevare i Pokémon senza strumenti. Tutto chiaro? Fantastico, allenatore, vuoi partecipare all'esperimento del secolo? Per usare il Poketrasporto servono due console Nintendo DS. Hai una seconda console Nintendo DS a disposizione per iniziare? No. Se vuoi giocare, torna qui da me. Va bene. Ovviamente il cestino è vuoto. Che è sta roba? Boh. Belle le scale tutte colorate, eh? Ok, io direi che abbiamo fatto abbastanza anche in questa parte. Nella prossima andremo di qua, percorso 15. Dove si va per la foresta bianca, tra l'altro. Quindi nulla, perché ci ho parlato di nuovo. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima parte. Bye bye!